Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Qualche giorno fa sul mio gruppo Facebook avevo pubblicato la foto di una torta che avevo realizzato per il compleanno di un bambino a cui tengo molto. Devo dire che questa torta ha riscosso tantissimo successo. Infatti mi avete mandato tantissimi messaggi dove mi chiedevate appunto la ricetta. Bene, ho deciso di andarci a fare il video e adesso andiamo ad elencare gli ingredienti che ci occorreranno. Per fare una base di biscotto ci occorreranno 100 g di farina di mandorle, 125 g di zucchero a velo, 20 g di farina 00, 25 g di cacao amaro in polvere, 20 g di burro fuso, 3 uova intere, poi ci serviranno anche 70 g di albume d'uovo. Con questa dose otterremo un disco e mezzo. Siccome a noi ne servono 3, dobbiamo andare a preparare 2 impasti. Quindi prima facciamo il primo impasto, inforniamo e dopodiché facciamo il secondo impasto, sempre con gli stessi ingredienti. Inoltre ci servirà uno stampo misura 22 cm. Se non avete questo qua in acciaio, potete utilizzare anche quello con la cerniera. Ma questo ci servirà in un secondo momento. Siccome a casa mia c'è veramente tantissimo caldo, prendo un contenitore, una ciotolina, e metto 2 ghiaccioli all'interno. Prendo un'altra ciotola in questo modo, così va a contatto con la parte fresca, e vado ad inserire all'interno le 3 uova, lo zucchero a velo e la farina di mandorle. Con uno sbattitore vado a sbattere. Dopo aver ottenuto questa consistenza, vedete, dobbiamo andare ad inserire la farina e il cacao setacciati. Vi ricordo anche di accendere il forno e di portarlo a temperatura 180 gradi, e il forno può essere ventilato o statico. Bene, adesso con la Marisa andiamo ad inglobarla. Adesso con le fruste vado a sbattere. Arrivati a questo punto vado ad unire il burro fuso e con la Marisa vado ad amalgamare dal basso verso l'alto, in questo modo. Adesso per un attimo lo mettiamo da parte e andiamo a montare gli albumi. Devono essere a neve ferma. Prendo sempre un ghiacciolo, appoggio la ciotola sopra e vado a mettere un pizzico di sale e vado a sbattere. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, dobbiamo andare ad inglobare gli albumi al composto. Lo mettiamo in 2 volte. E lo facciamo incorporare sempre delicatamente dal basso verso l'alto. Dovrà risultare bello spumoso. Bene, il nostro composto è pronto. Adesso prendiamo una teglia
che dovrà misurare 40x30. Bene, adesso vado ad inserire il composto all'interno. Lo vado a distribuire sulla superficie e adesso vado ad infornare a forno già preriscaldato 180 gradi, ventilato o statico, per 12-14 minuti. Nel mentre che mi si cuoce il biscotto, la base biscotto, vado a prepararne un'altra, sempre con gli stessi ingredienti. Trascorsi 12 minuti l'ho tirato fuori dal forno ed ecco come si presenta, vedete? Adesso dobbiamo mettere un foglio di carta da forno sopra e andare a capovolgere il nostro biscotto. Delicatamente togliamo la carta da forno e con un altro foglio lo ricapovolgiamo nuovamente in questo modo. Adesso prendiamo lo stampo e andiamo a coppare. Vedete? E il primo disco è pronto. Questo è lo spessore che dobbiamo dargli. Lo mettiamo da parte e andiamo a creare l'altro disco. Siccome ne manca un pezzettino, faccio in questo modo. Prendo un po' di questo biscotto di qua, lo taglio, cerco di farlo combaciare per bene in questo modo e vado a coppare. Ovviamente gli scarti non li buttiamo, ma ce li mangiamo. E anche il secondo disco è pronto. Adesso aspetto che l'altro biscotto che è nel forno si cuoce e li vado a coppare anche. Dopo averli preparati tutti, quindi alla fine ne sono venuti 4 dischi, se voi volete potete utilizzarli tutti e quattro, altrimenti come me ne utilizzate 3 e l'altro fate un'altra cosa, tipo dei dessert nel bicchiere o altre cose. Bene, adesso li lascio raffreddare completamente e nel mentre vado a preparare la farcia che andremo a mettere all'interno, che sarà di mascarpone e Nutella. All'interno di una ciotolina inserisco 500 g di mascarpone. Con le fruste inizio a sbattere. Arrivati a questo punto vado ad inserire la Nutella. Con questo caldo non c'è bisogno neanche di passarla nel microonde. Ovviamente la Nutella fate ad occhio. Continuo a sbattere. Bene, adesso con una marisa diamo una bella mescolata, raccogliamo tutto il mascarpone con la Nutella che c'è nei laterali e adesso
copriamo con la pellicola trasparente e la mettiamo nel frigorifero fino al momento dell'utilizzo. La pellicola trasparente deve essere a contatto con la crema. È arrivato il momento di assemblare la torta a forma di pesce. Quindi, come prima cosa, ci servirà un sottotorta. Dovrà misurare 36 cm. Dopodiché, prendiamo lo stampo, questo qua, che abbiamo utilizzato per fare i cerchi, e lo posizioniamo non al centro, ma lateralmente, in questo modo, quando lasciamo circa un centimetro di spazio, vedete? Un centimetro. Ovviamente mettetelo centrale di qua e di qua. Fatto ciò, dobbiamo prendere il foglio di acetato e metterlo all'interno del cerchio. Se non avete il foglio di acetato, potete mettere la carta da forno. Bene, adesso dobbiamo prendere il primo disco, metteremo quello intero e lo mettiamo dentro. All'interno di una ciotolina ho messo dell'acqua e un po' di zucchero, questa sarà la bagna, però voi potete optare anche per latte e cacao oppure una versione a base di alcol, quindi rum, martini, quello che più vi piace. Una volta che lo zucchero si è sciolto, andiamo a bagnare il disco. Bagniamo anche i laterali. Facciamo attenzione però a non fare cadere la bagna fuori. Bene, adesso prendiamo la crema che abbiamo fatto di mascarpone e Nutella, che è all'interno dal frigorifero, e la mettiamo all'interno di una sac à poche. Ho tagliato la punta, vedete? E adesso la vado a mettere sul primo disco. Con un cucchiaio la vado a livellare. Adesso vado a mettere il secondo disco e metto quello che non è intero. Premiamo leggermente e andiamo a bagnare. Metto nuovamente la crema all'interno. Con il cucchiaio andiamo a livellare. Se dovesse risultare poco la crema, invece di utilizzarne 500 g di mascarpone, ne utilizzate di più. Per me è più che sufficiente. E adesso mettiamo l'ultimo disco. Andrò a mettere quello intero. Premo leggermente e bagno la superficie.
Bene, adesso la facciamo riposare all'interno del frigorifero per un'oretta. È trascorso un'ora, l'ho tirata fuori dal frigorifero e adesso dobbiamo andare ad inserire la Nutella. Con questo caldo non c'è bisogno, ripeto, di andare a sciogliere la Nutella all'interno del microonde. La vado ad inserire direttamente sopra il disco. In questo modo. E con il cucchiaio la vado a livellare su tutta la superficie. Bene, dopo averla livellata in questo modo, anche se non è perfettamente liscia, non importa, anzi, io l'ho fatta di proposito così perché mi piace in questo modo che si vedono queste striature, la vado a riporre nuovamente all'interno del frigorifero. Io preferisco lasciarla tutta la notte all'interno del frigorifero, però voi, se avete premuro, se volete consumarla prima, la tenete all'interno del frigorifero per almeno 4 ore, fino a quando la Nutella non si solidifica un bel po'. È arrivato il momento di andare a formare la torta. Quindi andiamo a togliere il disco. Togliamo l'acetato o la carta da forno. E con un coltello andiamo a tagliare una fetta. Prima di andare a tagliare l'altro lato, puliamo il coltello. Prendiamo la fetta e la posizioniamo alla fine, formando la coda. La mettiamo in modo da farla combaciare con l'apertura della bocca. Vedete? E adesso vado ad inserire sopra gli Smarties. Parto da qui. E faccio in questo modo fino alla metà circa. Premiamo leggermente in modo da far aderire gli Smarties. Ne prendiamo uno e lo mettiamo qua, formando l'occhio prima che ce lo dimentichiamo. Dopo aver finito questa parte, ho fatto anche questa. Ed eccola qui, è la mia torta a forma di pesce, è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate come si presenta l'interno. Stratificazione perfetta. Adesso la rimetto all'interno del frigorifero e la tengo lì fino al momento di mangiarla. Se volete, potete mettere un po' di Nutella qui sopra e mettere gli Smarties anche qui. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Vi ricordo che se cliccate la campanellina che si trova sotto a destra potete restare aggiornate su tutte le novità. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio gruppo Facebook e al mio Instagram e vi metto sotto nell'info box i link. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!